Buonasera, signor Ministro, permetto di illustrare in breve il contenuto del protocollo. Il protocollo tra il Ministero dell'Interno, la Federazione Italiana Gioco Calcio e le tre leghe professionistiche è diretto a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle società di calcio professionistiche. Il protocollo trae spunto da una delibera della Federazione Italiana Gioco Calcio del marzo del 2015, con la quale è stato introdotto il principio, poi recepito dai regolamenti federali, secondo cui tutte le acquisizioni di quote o azioni societarie delle società di calcio professionistiche in grado di determinare una partecipazione al capitale sociale non inferiore al 10% devono essere effettuate da soggetti in possesso di requisiti di solidità finanziaria o determinati requisiti di onorabilità. Tra i requisiti di onorabilità previsti dalla stessa delibera vi è quello della sottoposizione di tali soggetti alle verifiche antimafia. Il protocollo prevede quindi che le verifiche antimafia siano effettuate nella forma più rigorosa degli accertamenti preordinati al rilascio dell'informazione antimafia. Si tratta, come noto, di accertamenti più penetranti nei confronti degli amministratori e delle compagini sociali. Le verifiche antimafia saranno condotte dalle prefetture attraverso la consultazione della banca dati nazionale con l'ausilio poi delle forze dell'ordine. Le stesse prefetture rilasceranno la comunicazione attestante la sussistenza o meno di motivi ostativi al rilascio della documentazione antimafia entro 30 giorni dalla richiesta, ovvero nei casi più complessi entro 45 giorni. Il protocollo ha una durata quadriennale ed è suscettibile ovviamente di rinnovo. Si prevede, al fine di monitorare proprio lo stato di attuazione del protocollo e di individuare anche eventuali nuove strategie operative, che venga costituita presso il gabinetto del Ministro una cabina di regia composta anche da rappresentanti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, da rappresentanti della Federazione Italiana Gioco Calcio e da rappresentanti delle leghe. Ovviamente l'attuazione del protocollo consentirà di valutare in prospettiva futura anche la possibilità di estenderne l'applicazione anche alle società di calcio dilettantistiche. Si compone di tre articoli, una ampia premessa e poi delle norme di dettaglio. Tutto qua. Buon pomeriggio e grazie, sono molto contento di essere qui e sono davvero lieto del fatto che oggi qui ci siano i vertici del calcio italiano. Ringrazio i giornalisti che hanno preso parte a questo nostro incontro con la stampa e peraltro mi stavo compiacendo con loro perché con l'eccezione di Nesticò dell'Anza e forse della... per il resto è un panorama umano per me totalmente nuovo e mi fa piacere avere a che fare con i giornalisti che solitamente si occupano dello sport. Per dare piena risonanza a questa conferenza stampa ho voluto che fossero presenti qui, caro Presidente, anzi cari Presidenti che siete seduti qui, i vertici del mio Ministero, dal Capo della Polizia, che vedete qui, il Capo di Gabinetto, il Prefetto Lamorgese, il Capo della Polizia, il Sottosegretario Bocci, e qui ci sono tutti i capi dipartimento del nostro Ministero, perché ci teniamo molto a questo protocollo. Noi sappiamo che la criminalità organizzata ha bisogno di reimpiegare il denaro illecito. Noi sappiamo che la criminalità organizzata ha bisogno di avere prestigio, e il prestigio si esercita anche tramite la diffusione della notizia che tu sei in grado di condizionare i destini societari di una importante società o meno importante società di calcio, che influenza a sua volta l'opinione e financo l'umore di una comunità locale. Ecco perché noi abbiamo voluto, insieme alla FIGC e insieme alle leghe, firmare questo protocollo. Questo è un protocollo che dice sostanzialmente che noi rispettivamente ci facciamo carico di pezzi di
responsabilità che la legge non impegnerebbe ad assumere né da parte delle leghe né nostra. Cioè noi ci sono le leggi, questi protocolli servono a dare doveri aggiuntivi a soggetti e protagonisti che non sarebbero chiamati per legge se non ad una vigilanza generica. Come vi ha illustrato poc'anzi il dottor La Polla, noi abbiamo invece con questo protocollo stabilito di farci carico reciprocamente di alcuni doveri aggiuntivi per dare una sicurezza societaria che metta nelle condizioni di piena pulizia le società di calcio. Tutto questo per noi implica anche una responsabilità e vuole prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle società di calcio professionistiche. Da dove trae origine questo protocollo? Dalla delibera con la quale la Federazione Italiana Gioco Calcio, proprio nel marzo non di quest'anno, dello scorso anno, e quindi io ringrazio il Presidente Tavecchio, ha introdotto il principio che poi è stato recepito nei regolamenti federali, secondo cui le acquisizioni di quote oppure di azioni societarie potranno essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfano specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria. A quel chiodo si appende questo protocollo. Qual è la questione da cui discende tutto? Che tra questi requisiti di onorabilità la FIGC dice: noi vogliamo che ci sia la certificazione antimafia, e noi come Ministero dell'Interno mettiamo a disposizione le nostre strutture per dire: noi siamo pronti a dare tutto il supporto perché abbiate le certificazioni in modo tale che voi stessi possiate essere tranquilli. Perché ho fatto questo preambolo? Per dire dei meriti della FIGC e delle leghe che sono qui sostanzialmente a dire: noi mettiamo il nostro petto in fuori per riparare e proteggere il sistema calcio dal rischio infiltrazioni. Questo è il punto essenziale. La cosa che a me interessa sottolineare è che il protocollo prevede che i controlli antimafia siano effettuati nella forma più rigorosa possibile, che è quella dell'accertamento dei presupposti per il rilascio della informazione liberatoria, che implica controlli più penetranti. Cioè ci sono vari stadi, nel senso non calcistico ma nel senso di vari gradi, e da questo punto di vista la formula che è stata scelta dalla FIGC è stata una formula la più severa possibile e in termini anche, chiamiamolo, di autoprofilassi. Ecco, tutto questo ci tenevo a dirlo per dare il giusto merito a chi ha voluto oggi realizzare questo evento. Poi c'è una seconda cosa della quale vi voglio parlare, perché ho appena fatto una conferenza stampa giù che deriva dal fatto che trascorsi 3 anni al Viminale ho voluto sottolineare alcuni risultati e ho illustrato anche una scheda che riguarda la lotta alla violenza nello sport. Poi in realtà la gran parte è stato il calcio e il risultato è stato meno incidenti e meno feriti. Qui ci sono i giornalisti sportivi, dicevamo prima. Io credo che possa essere di loro interesse sapere che nel corso del 2016 gli incidenti sono diminuiti del 38%. Io sono pronto a distribuirvi una scheda, che non è quella che ho illustrato nella conferenza stampa di poco fa, ma che ho negli atti di questo mio dossier preparatorio a questa conferenza stampa, e intanto ve li accenno. E sono questi: gli incontri con feriti sono diminuiti del 38,8%. I feriti tra le forze dell'ordine sono diminuiti del 17,2%. I feriti tra i civili sono diminuiti del 42,8%. I feriti tra gli steward dell'81,2%. Gli arrestati sono diminuiti dell'11,5%. I denunciati sono aumentati del 4,1%. I dati relativi ai tornei, che sono i tornei, si è conclusa la stagione, ancora c'è qualche partita da giocare relativamente alla sola Lega Pro, confrontati con l'analogo numero, si è conclusa la sola stagione regolare della Lega Pro e poi ci sono anche altre partite da giocare, confrontati con l'analogo numero di giornate calcistiche disputate nella scorsa stagione, ci danno i risultati che vi ho appena illustrato. E questi valori positivi si stanno affermando in tutti i campionati professionistici. Abbiamo in questo momento, nel corso
di funzionamento, diciamo, 7.258 DASPO nel calcio, 7.258 DASPO, e l'irrobustimento della normativa derivante dal decreto stadi, cui avete dedicato tanto spazio, ha prodotto questi risultati. Quindi qual è il finale? Che noi prima ci siamo occupati della violenza e adesso ci stiamo occupando anche delle infiltrazioni. Abbiamo fatto un decreto per arginare la violenza e ha prodotto dei risultati importanti che io vi ho illustrato, e poi chiedete o al prefetto Colombrino o alla dottoressa Subranni questa pagina del dossier, io sono così la potrete avere in distribuzione. Quindi noi abbiamo fatto un decreto e ha prodotto risultati. Adesso stiamo facendo un accordo che vogliamo produca un risultato, e cioè un calcio mafia free, un calcio libero dalla mafia, un calcio non sporcato dalle infiltrazioni e dai condizionamenti. L'obiettivo che noi abbiamo è il calcio pulito, è il calcio senza violenza. Il calcio senza violenza si è nutrito anche di norme nostre che hanno prodotto i risultati di cui parlavo, e anche per quanto riguarda il nostro diciamo potere che la legge ci ha dato relativamente alle trasferte senza tifo, cioè il divieto di trasferta, oppure alcune partite senza pubblico. I risultati ci sono stati. Noi pensiamo che anche questo nostro accordo potrà produrre un risultato, quindi un calcio che diventa sempre meno violento, con il pallone restituito alle famiglie che vogliono godersi la giornata di sport, e d'altro canto un calcio pulito e mafia free, allontanando chiunque voglia prendere a pretesto il calcio per fare business sporchi o per riciclare il proprio denaro o per infiltrare società sane attraverso l'ingresso di capitali sporchi. Quindi io vi ringrazio e a questo punto do la parola al Presidente Tavecchio. Grazie signor Ministro dell'attenzione e di averci ospitato in cotanto Ministero per dimostrare la presenza delle istituzioni a garanzia di un percorso che è iniziato un anno fa, quando più di un anno fa ci siamo trovati di fronte a una valutazione del sistema sportivo che doveva essere corretta necessariamente. Tutti i criteri precedentemente adottati erano criteri che di un rigore amministrativo, di un rigore penale, ma ci mancava questo tipo di intervento. I fondi non arrivano normalmente in certi casi da provvidenze chiare, e per poter valutarle avevamo bisogno di questo protocollo. La disponibilità del Ministro per portare la Federazione in grado di valutare attentamente quali sono i reali comportamenti di chi si occupa di calcio necessitava di avere garanzie con un certificato antimafia. E noi il certificato antimafia è il compendio finale di questo percorso, che era iniziato prima dal punto di vista amministrativo, gestionale e finanziario, che è una conseguenza di altri provvedimenti, che erano provvedimenti di controllo di natura penale. Sappiamo quelli che erano i provvedimenti, tutte le pene edittali non superiori ai 5 anni, e intervenire poi sul certificato, che è quello che è più pregnante sotto l'aspetto della responsabilità. Noi non avevamo i mezzi per farlo se non ci fosse stato l'accoglimento della nostra istanza. L'accoglimento dell'istanza che ci dà la possibilità di valutare in un sistema internazionale non serio come quello italiano. Con questo protocollo, signor Ministro, noi ci eleviamo nel contesto europeo a federazione che rispetta le regole di indirizzo dello sport nel senso più ampio. Non lo so se dappertutto, visto i copiosi flussi finanziari che intervengono in altri paesi, questi procedimenti vengono adottati. Posso dirvi che in alcuni casi di fallimento di nostre società, se ci fosse stata una libertà di accesso, molti fallimenti sarebbero stati evitati.
abbiamo evitato quel provvedimento pagando caro lo scotto nei confronti di calciatori e di allenatori, ma la provenienza e la liceità dei fondi doveva essere controllata. E dirò di più, adesso si apre una strategia di anagrafe per quanto ci riguarda federalmente parlando. Noi abbiamo dei soggetti che nel nostro sistema si riciclano annualmente. Alcuni soggetti che fanno fallire una società l'anno successivo sono in un'altra società, con gli stessi interessi, con le stesse situazioni. Con un'anagrafe che individua i soggetti che hanno procurato danno, noi andremo a sanare anche questa operazione. E mi piace l'intervento, mi permette, signor Ministro, oggi non posso non trattare minimamente l'argomento che riguarda gli stadi e la violenza. Agli stadi. Gli stadi. Noi non possiamo essere ancora partecipi e attenti a valutare stadi vuoti, come si sta verificando. Le percentuali di stadi vuoti in Italia sono notevolissime e quindi dobbiamo trovare delle soluzioni che riguardano assolutamente la concorrenza straniera, che è quasi impossibile. I riflessi delle televisioni li vedono tutti. Una partita in Inghilterra, pieno lo stadio. Una partita in Spagna, pieno lo stadio. Una partita in Francia, pieno lo stadio. Noi abbiamo purtroppo qualche cosa che ci deve portare a rivalutare la questione. Io credo che dobbiamo togliere le barriere dagli stadi. Dobbiamo creare una cultura che il diaframma che dipende e che difende il soggetto violento è una comoda scappatoia per il violento. Se noi togliamo la barriera, il violento deve avere a che fare con qualcosa che non è più possibile, non lo può superare. Certo, ci saranno dei grandi problemi inizialmente, ma poi se le pene che colpiranno questi soggetti che superano la barriera psicologica vengono attuate con fermezza, io credo che risolveremo il problema. Quello che ha fatto, signor Ministro, è alla luce del sole. Noi la ringraziamo, sappiamo perfettamente cosa ha fatto l'osservatorio. Le percentuali che ha dimostrato prima sono eloquenti sotto l'aspetto dei risultati. Purtroppo dobbiamo insistere in questa situazione e dobbiamo invitare, io lo dico alla luce del sole, noi abbiamo perso la possibilità di sistemare gli stadi nel 2012 con gli europei, quando lei certamente si ricorda una legge dello Stato aveva individuato l'intervento misto tra le società di calcio, i comuni e il governo che pagava la quota interessi. Erano stati stanziati dal credito sportivo più di 800 milioni. Noi abbiamo perso gli europei, come ha perso gli europei dal punto di vista dell'attribuzione dell'evento, e noi purtroppo non abbiamo proseguito in quella operazione che dava 9 stadi in Italia a livello massimo della rappresentanza, perché gli interventi erano superiori ai 150 milioni per stadio. Questo io credo che, come Presidente federale, devo segnalarlo. L'operazione stadi difficilmente si potrà realizzare con fondi delle società direttamente. In questo momento il sistema sportivo italiano professionistico io credo che non sia in grado di risolverlo autonomamente. Se il problema deve essere posto all'attenzione, questo è il momento giusto. Noi abbiamo prospettive anche di assegnazione nel 2026, prepararci in questi anni per avere una concorrenza leale. Noi non possiamo concorrere col Portogallo, non possiamo concorrere con la Spagna per gli stadi. Noi siamo una nazione più importante dal punto di vista del soccorso che diamo alla comunità europea, almeno credo, e non possiamo essere sempre tacciati di non avere stadi all'altezza. Io non potevo non dire questo. Credo che lo speaker ha illustrato molto bene la convenzione. La convenzione è molto chiara. Chi non sta a queste regole non potrà avere accesso ai campionati. I campionati
partiranno con una nuova filosofia subito di regolarità maggiore e naturalmente quando avremo costruito l'anagrafe nazionale sapremo anche che i soggetti non possono muovere deliberatamente come hanno fatto finora. Io ancora ringrazio i miei colleghi che qui sono venuti a rappresentare la disponibilità del calcio italiano. Noi abbiamo un sistema di 100 società professionistiche e qualche cosa come 11.000 società dilettantistiche, con 64.000 squadre di calcio. Non pensare che questo sia un problema, non mi pare che la questione possa essere accantonata. Ogni domenica noi dobbiamo mettere il volontariato davanti. Senza questo volontariato avremo dei problemi. Il futuro bisogna che gli enti locali, per risolvere i problemi del tempo libero degli italiani, che nella maggior parte dei casi si sviluppano attraverso il gioco, non solo del calcio, hanno bisogno di qualche provvedimento e qualche di sussistenza, non solo dal punto di vista fiscale, ma anche dal punto di vista patrimoniale. Lo so che chiedere questo è utopia, però al Presidente federale compete segnalarlo. Grazie. Per rispondere, do un immediato riscontro positivo a quanto detto al Presidente Tavecchio. Credo che sia nostro compito e nostro dovere lavorare durante l'estate per far sì che nella prossima stagione calcistica gli stadi tornino a riempirsi. Dovremo farlo tenendo insieme questo desiderio di tornare alle partite e vedere gli spalti pieni con un altro dovere che è quello di garantire sicurezza piena sia alle squadre che giocano che ai tifosi e alle famiglie che vanno agli stadi, negli stadi. Per cui io credo che l'estate sarà esattamente il momento giusto in cui insieme fare tutte le valutazioni e tutte le decisioni, prendere le decisioni giuste per arrivare a questo obiettivo.